Che amici, oggi veramente in estena, Luca Massi, BTS, Caffè Corretto. È un momento importante perché siamo qui davanti alla Rotonda di Monfalcone. Cosa ci dice la Rotonda di Monfalcone? Quali segreti si porta dietro? Andiamo a scoprirla! E sono qui, cari amici, proprio davanti a scritta Monfalcone, che se mi metto in questa posizione può essere che sembri Monone, ma invece è Monfalcone, signori! Proprio la Rotonda di Monfalcone, quella d'ingresso, proprio quella che ti dice benvenuto, amico, sei a Monfalcone! Cosa c'è di strano? Cosa vuoi imparare quando arrivi a Monfalcone? Cose belle che vuoi vedere? Prima cosa che puoi vedere quando arrivi a Monfalcone, ecco, sono queste due protuberanze! Cosa aveva voluto dire la giunta monfalconese quando ha deciso di portare questi simboli qui veramente all'apertura proprio all'ingresso della città? Secondo voi, queste cose che si vedono dietro? Cioè, tutti vedete quello che vedo io? Oppure no? Ipotesi, allora qualcuno ha provato azzardato a dire che potrebbero essere due dita, tipo dei corni, così con le unghie, le onge soa, così eccetera eccetera, ma noi non siamo d'accordissimo con questa ipotesi. Qualcuno dice che sono delle fiamme che vanno verso l'alto, così per dire anche Monfalcone ha una sua fiamma, un suo cuore, e va verso l'alto. O potrebbe essere un animale mitologico, non so, tipo una sorta di idra con due teste, due serpenti, una roba del genere. Via il sondaggio, cosa sono? Ripetiamo le svariate ipotesi più o meno fantasiose. Allora, qualcuno dice potrebbero essere delle dita come delle corna, così, con delle unghie grandi, come vedete. Però, insomma, dopo potrebbero essere delle fiamme verso l'alto o dei serpenti. Andiamo a vedere i risultati del sondaggio. Quindi andiamo con i risultati: 5% le dita tipo corni, che effettivamente erano poco credibili, 10% abbiamo le fiamme e 15% i serpenti. Il restante 70% ha detto e ha ipotizzato che si tratta semplicemente di due c***i! Forse potrebbe essere una sola domanda tipo quella che si pongono i cittadini: ma viviamo a Falconzo veramente tanti c***i? Due! Altre ipotesi, per esempio, potrebbe diventare la città del tennis tipo doppio fallo. Ecco, anche questa è un'opzione importante, per esempio la città di Monfalcone. E adesso per voi, saluto a TS Caffè Corretto, linea allo studio!